Questi non riconoscono un'azione privilegiata da una sottoporta. Aspetta che scendano e poi le facciamo diventare appetibili, ok? D'accordo. Ti richiamo. Il ragazzo mi chiama 59 giorni di fila, vuole speculare. Dovresti essere sul dizionario alla voce persistenza, tu. Sì. La fai troppo facile. No, senti, Jerry, io cerco la maggioranza relativa, ok? Non più del 30-35%. Il tanto per bloccare ogni programma d'acquisto e scoprire dall'interno se i libri sono falsati. Se va bene come sulla carta, siamo in zona di pesca e tiriamo la rete. Ci vediamo a pranzo. A pranzo? Ma che scherzi, il pranzo è per chi non ha niente da fare. Ok, Billy, ci sentiamo. Molto lieto, signor Gecko. Bud Fox. E chi ne dubita, tanto piacere. Spero che tu sia intelligente. Come li hai avuti? Ho un aggancio all'aeroporto. Allora, che avresti in mente, amico? Perché io, mentre ti ascolto, devo monitorizzarmi la pressione. Perciò, mi raccomando, non darmi scosse. No, no, signore. Tempo 45 secondi. Il microprocessore calcola la pressione sistolica e diastolica. Questo ha un visore a cristalli liquidi, capisci? E costa molto meno di un medico. Voglio che sappia, signore, che ho letto tutto di lei alla business school e io la giudico un genio straordinario. Ho sempre sognato una cosa, fare affari con un uomo come lei. In che azienda lavori? Jackson Stein. Sanno il fatto loro, titoli di alto rendimento. Siete voi che state finanziando quell'investimento, Jensen? Sì, sì, lavoriamo anche ad altre cose interessanti. Compagnia cosmetici, per caso? Chi sei, il ragazzo di bottega, l'ultimo a sapere? Non posso dirglielo, signor Gecko. Allora che cos'hai per me? Perché sei qui? Punto di resistenza sfondato. Whitewood, Young Industries. Utili esplosivi, sconto del 30% del valore bilancio. Enormi ricavi, un paio di azionisti col 5%. È un polmone. Direzione fortissima. È un polmone, ragazzo. Che altro hai di buono oltre agli agganci all'aeroporto? Il signor Stevenson da San Francisco. Risponda all'offerta. La conferenza sull'economia. Cosa? Ma che gli ha preso a Cromwell di fare un giro di conferenze? Perde 60 milioni a trimestre. Parlerà su come si perdono soldi. Gesù Cristo, se vendesse mare non morirebbe più nessuno. A quel figlio di Troia è morto il cervello. Lo penso anch'io. Ok, allora gli finisce la pacchia. E gli affari sono affari. Continua a comprare. Metti in minoranza il coglione. Holly, voglio che da ogni buco del suo corpaccio schizzi il sangue. Sta già schizzando, bazzecole. Non sembra, ma Holly è il più bravo operatore di Wall Street. Susan? Sì? Voglio l'analisi di acquisto della Teller Carta. Portale qui, per favore. Signor Gecko, sua moglie. Che altro? Che altro hai? La Terrafly. Agli analisti non piace. Invece, valore di realizzo doppio di quello di borsa. È un'azienda che si finanzia da sé. Lei ne vende 3 divisioni. Si tiene il non nocio... male come analisi. È un polmone con bacilli diversi. Andiamo, amico. Dimmi qualcosa che non so. È il mio compleanno. Stupiscimi. Blue Star. Cosa? Blue Star Airlines. Non mi suona nuovo, beh. Viene fuori. Ho 80 jet di media grandezza. 300 piloti. Vola in Florida, Canada, Nord-Est, nei Caraibi. Grandi rotte per grandi città. Evito le linee aeree, sindacati rognosi. Beh, c'è stato un disastro l'anno scorso. Ed avranno il giudizio favorevole dell'FFA. Neanche la parte civile lo sa. Tu come fai a saperlo? L'ho saputo. Questo apre la strada a nuovi aerei e contratti di rotte. È solo un modesto flottante, l'Agguanti. Buona per un salto di 5 punti. Ho appena avuto 150.000 azioni a 18 e un quarto dalla Kendall. Potrò prenderne il doppio a 18 e mezzo dai fondi pensioni californiani. Abbiamo chiuso con 500.000 di azioni in carniera. Eh? Il Terminator? Distruggili, Holly! Sono sicuro che i fratelli Bizzer entrano con noi. E sto già lavorando ai Silverberg. Scannali, Holly, scannali! Inzeppali nel secchio della spazzatura. Interessante, il tuo biglietto? C'è anche il numero di casa. Bud Fox, di affari ne vedo 100 al giorno. Ne scelgo uno. Spero di sentirla, signore. Grazie per i sigari. Sotto, ragazzi, forse prendiamo più del 57% di Teldar. Che gli avvocati comincino a preparare l'offerta di acquisto. Compriamo tutto il comprabile non pagando più di 22. Ora combatteranno. Hanno Myers e Tramberg per avvocati.